a colpi di racchettoni per aiutare chi soffre, ancora una volta è stato un successo. Rimini Formutocco ha catalizzato l'attenzione di centinaia di appassionati, ma anche di tanti turisti che si sono ritrovati sulla spiaggia riminese con l'entusiasmo che solo la riviera riesce ad infondere. Un torneo di beach tennis dove quest'anno abbiamo inserito anche le categorie beach volley e foot volley. Siamo contenti perché la partecipazione degli atleti è enorme, quindi siamo arrivati a 400 iscritti, quindi un numero grande, importante, e siccome è un torneo completamente benefico, la raccolta sta andando anche bene a livello di soldi che raccogliamo. Il torneo è aperto a tutti, siamo contenti perché non abbiamo fatto vincoli, quindi possono venire quelli più bravi, meno bravi, ma è un torneo giallo dove i giocatori vengono sorteggiati ogni volta con un compagno diverso, quindi anche fortuna e bravura, quindi c'è tutto un insieme di componenti. Un torneo a carattere benefico. Ovviamente i soldi che raccogliamo li diamo in Zimbabwe, a Mutoko, dove c'è l'ospedale che gestisce la Marina Pesaresi, che è 53 anni che è in Africa, che è una dottoressa qui di Rimini, una nostra cittadina. Siamo contenti di darle a lei perché facciamo sempre dei progetti nell'ospedale suo. Una location particolarmente suggestiva e dunque ancora più appetita dagli sportivi. Riusciamo a coinvolgere anche tanta gente al mare, dove moltissima gente non si era mai avvicinata a queste cose, è molto coinvolgente, siamo contentissimi che moltissima gente ci segue. Rimini Formutocco è un'iniziativa ormai consolidata in Riviera, un misto tra sport e solidarietà che affascina anche le persone che scelgono Rimini per le loro vacanze, ma già si guarda al prossimo anno. È un'organizzazione molto tosta, anche perché non siamo professionisti, quindi siamo dilettanti, ci impegniamo, crediamo a quello che facciamo. Io e i miei amici, gruppo Gli Spappolati, Marco Garavelli, anche che è il mio braccio destro e sinistro, ci impegniamo tutto l'anno per queste cose, ci crediamo in pieno, quindi riusciamo a coinvolgere di conseguenza anche altra gente.